non stiamo qui a chiedere qualcosa. Le vogliamo dire semplicemente una cosa. Le vogliamo dire semplicemente una cosa. La figura dell'agricoltore in Europa sta per scomparire. Ce l'abbiamo chiaro. Io, questa è la mia posizione e lo sto dicendo qui, l'ho detto in Parlamento, l'ho detto in Europa. Abbiamo presentato dei documenti precisi, l'ho detto nei miei interventi. Certo, è ovvio che voi state a lavorare, non c'è del tempo di sentire gli interventi. Ma non lo dico oggi o l'ho detto ieri o l'altro ieri. Sono 16 mesi che in Europa diciamo esattamente questo. Avete sbagliato tutto fino adesso. Impossibile che questo governo faccia la norma per essere la prima nazione al mondo a vietare la carne sintetica. L'Italia è la prima nazione al mondo a vietare la carne sintetica. È impossibile. Bravissimo, bravissimo. È impossibile convincere l'Europa. L'altro ieri abbiamo messo la firma di 14 nazioni sotto l'Italia che fanno la nostra stessa scelta e altre 5 ci hanno seguito. Solo 2 non ci hanno seguito, insieme fanno gli abitanti della Lombardia, Olanda e Danimarca, perché loro pensano che diminuendo la produzione in Europa dai loro porti entra la roba che arriva dall'Asia, no? In allevamenti intensivi, senza rispetto della sostenibilità ambientale. Le idee su questo ce l'abbiamo chiare. Sugli incentivi, in Germania sapete perché protestano, no? Li hanno tolto? Il gasolio. Secondo voi, in una nazione che ha sperperato miliardi di euro, buttato miliardi di euro per il reddito di cittadinanza, per pagare gente che campava sulle vostre spalle perché poteva lavorare e non andava a lavorare. E non trovavamo nessuno. Noi oggi, col nostro bilancio, per caricarci una spesa che la ricca Germania toglie, non abbiamo fatto uno sforzo dicendo quella cosa non l'abbiamo toccata e non abbiamo intenzione di toccarla? Sapete quanto vale in termini di bilancio quella cosa? Non lo dico, lo sapete perché non lo dico? Perché qualcuno potrebbe dire ci sembra troppo e quindi quella non la tocchiamo, non ci abbiamo nessuna intenzione di toccare il gasolio agricolo, ma è uno sforzo importante, tolto in Germania, messo in discussione in Francia. Sull'agricoltura, questo governo ha raddoppiato i fondi del PNRR che vanno sull'agrisolare, prima parlavi di energia. Io sono contro il fotovoltaico a terra. O meglio, vuoi mettere il fotovoltaico a terra? Per quello che ci riguarda, lo vai a mettere dove non si è mai coltivato. Bravo. C'è tanto. Nessuno in Europa, quando interviene gli ambientalisti, parla che produrre localmente, siamo ambientalisti, perché la nave che consuma, mi hanno detto, 300 quintali di gasolio al giorno. Non mi devi convincere. Dobbiamo convincere qualcun altro. Stiamo convincendo qualcun altro, perché vi assicuro le parole della von der Leyen, che 5 anni fa aveva messo come commissario un pazzo come Timmermans dal punto di vista delle scelte, aveva fatto delle scelte folli, in cui per lui si tolgono i fitofarmaci. Mica è sbagliato, è una bella idea, io la condivido, perché chi è che non condivide? Certo, se potessimo fare a meno dei fitofarmaci ci costano, risparmieresti ci costano, anche ma muore la produzione, muore la pianta, mi dai qualcosa per sostituirlo? Problema tuo. Noi siamo a disposizione, capisco tutto. Quello che vogliono far passare gli altri è anche l'Italia si protesta contro il governo. Quando? No, anche dal colore. No, non è così. A favore a rafforzare la sua voce in Europa. Mi interessa solo. Grazie, ministro.